Via libera del Consiglio Comunale di Milano all'emendamento che modifica il nuovo regolamento degli animali e che istituisce l'obbligo del patentino per i padroni di razze considerate potenzialmente pericolose. La lista di queste razze è contenuta in un altro emendamento che sarà discusso dal Consiglio Comunale in prossima seduta. Tra i cani menzionati, ad esempio, ci sono l'American Bulldog, il cane da pastore del Caucaso, il dogo argentino, il pitbull, il bull terrier, l'American Staffordshire, il cane corso. Noi di Radio Bala siamo andati a spasso per Milano e abbiamo chiesto ai milanesi proprietari di cane che cosa ne pensano. Sentite un po'. Per quanto riguarda il patentino, penso che i nostri bull terrier ormai addestrati da qualche anno non abbiano bisogno, e nemmeno noi abbiamo bisogno di un patentino, ma sono sicura che invece i cuccioli e delle razze particolari sia necessario un addestramento, soprattutto per i padroni. Allora, il patentino per i cani, grande stupidata del comune di Cologno Monzese. Io possiedo un pitbull, appena preso nel giro di una settimana ha fatto già un corso di addestramento, cioè il cane è più che obbediente. Ares, seduto? Seduto, amore? Bravo, fermo. Perciò un cane così, come può aggredire altri cani quando sono i cani più piccoli a ringhiare contro il mio, considerando che, sapendo il carattere del mio cane, la prima cosa che ho fatto è stato addestrarlo e, come vedete, è già addestrato. Perciò o il patentino per i cani lo fanno tutti, o se no è alquanto inutile farlo fare a un solo membro della famiglia quando magari il cane viene portato fuori da altre persone. No, io lo estenderei a tutti i padroni dei cani, perché il problema non sono le razze, ma il problema è proprio l'educazione di chi deve tenere un cane. Quindi anche pochi giorni, un paio di giorni, qualche ora, per educare i padroni a gestire un cane. Ma io penso che siano le persone che devono essere consapevoli della razza di cane che prendono, e quindi devono, prima di prendere una determinata razza, si devono informare e devono essere loro in grado di gestire il cane, e non serve un patentino per il cane, perché se tu sei un bravo padrone non hai bisogno di avere un aiuto esterno. Tu prendi il bulldog, sai che il bulldog ha determinate problematiche, prendi il dog argentino, lo sai che comunque è un cane che tende a essere pericoloso, però se lo addestri in una determinata maniera e gli stai dietro e gli fai capire che è un cane come tutti gli altri, non hai bisogno di un patentino. Ma sono perplessa, nel senso che in linea di principio mi trovo d'accordo, però poi siamo in distinguo, chi può decidere quali sono le razze pericolose e poi quale razza è pericolosa? Magari un cane di una razza pericolosa buonissimo e un cane incrocio o di una razza invece considerata buona in realtà diventa aggressivo. Quindi io sarei sempre per la democrazia, quindi allora patentino per tutti. Quindi, patentino per tutti? Lasciate un commento e condividete il video con altri vostri amici proprietari di cani. Fateci sapere come la pensate.